Ragazzi, buon fine settimana a tutti. Allora, finalmente anche Giovanni della macchina del tempo approda ad Avezzano, all'Elettroludica. Faccio fatica a girare questo video perché c'è talmente tante cose da vedere che qua dentro praticamente cioè, vi perdete, vi perdete. Allora, sono convinto che questo video non renderà giustizia a questa fantastica visita, c'è di tutto e veramente qui in 4 ore non ci si fa a girarlo tutto come si deve. Vi sto facendo una panoramica veloce, ci sono cose che non ho mai visto, nemmeno su altri canali YouTube, non so nemmeno da dove iniziare a riprendere. Spero che questo video non uscirà sfocatissimo come tutti gli altri. E si fa fatica, l'emozione è forte, la passione tanta. Mai visto tante cose in un solo giorno. Cose che vediamo, ecco qua, il Game Boy. C'è Nintendo Scope che non ho mai visto. Poi ci sono tutte le console portatili. Qui ci si dovrebbe passare una settimana qua dentro. Ci sono le vetrine, vicino a ogni videogioco ci sta una piccola etichetta con l'anno di uscita, le caratteristiche tecniche delle macchine, dei videogiochi portatili, c'è veramente tanta roba e conviene. Io vi consiglio una visita, vi lascerò il link in descrizione del canale YouTube e dei video di Elettroludica. Si fa veramente fatica, ci sono veramente tante cose che non ho mai visto e sto facendo una ripresa veloce veloce per farvi vedere che cosa potrete vedere una volta che arriverete qui all'Elettroludica di Avezzano. C'è il Panasonic, questo dovrebbe essere il 3DO. Ovviamente ci sono i giochi. C'è la PlayStation 1, questi qui non ricordo come si chiamano, ce n'è addirittura un modello viola. C'è la PS2 con alcuni giochi, quel coso lì non so a che serve, hanno fatto addirittura il glove, questo non ricordo, cartucce, tastieri, controller. Videogiochi portatili, dovete scusare, ma l'emozione è molto forte perché è veramente, veramente tanta roba che non avevo mai visto. E vi consiglio una visita. Allora, io sto facendo una panoramica veloce per farvi vedere che cosa potrete praticamente vedere. Il mini cabinato di Pac-Man, questi qua non li ho mai visti. Il Gemini, c'è il ColecoVision con le cartucce. Io spero che questo video non sarà l'ennesimo sfocato. Qua c'è veramente di tutto e di più da vedere. Io vi consiglio di, se passate per Avezzano, di venire a fare una visita all'Elettroludica. Questi qui non li ho mai visti. Il gioco elettronico Brain Buffler, questo qua nemmeno l'ho mai visto. Ragazzi, allora se vi trovate a passare per Avezzano, passate all'Elettroludica, troverete un ambiente familiare e tante cose da vedere. Allora qui faccio una panoramica veloce dei flipper. Questo video sono sicuro che non renderà giustizia. Qua ci abbiamo un'altra vetrina. Console desktop TV fan, non l'ho mai vista. Una specie di Pong. L'Unisonic
che non avevo mai visto. C'è il binaton, una specie di ping pong, credo, di pong. Ovviamente ogni console porta una piccola descrizione con l'anno di costruzione, le specifiche tecniche. Qui c'è addirittura il Konic con una controller a pistola. E questo è quanto, ragazzi. Faccio anche fatica a parlare oggi pomeriggio. È un'emozione unica e sono riuscito a venire anche io. Avevo programmato questa uscita l'anno scorso e non sono riuscito. E finalmente i 150 km che mi sono fatto per arrivare fino a qua ne è valsa veramente la pena. Guardate quante cose. Allora, il Jack 3000, il Jack 1000 che non li ho mai visti. Ci sono tante di quelle cose che non ho mai visto. Otello Multivision. Qui c'è il cassette Vision, il Casio PV1000, un'altra console a cartucce, c'è lo Sharp X68000 dovrebbe essere, il Marti, il Laser Active, console desktop, c'è il Towns 2, il Laser Disc, quelli là che si utilizzavano praticamente con gli Space Ace, i Dragon Slayer, dovrebbe essere quelli là, dei Pioneer. Videogiochi portatili di tutti i tipi. Hotmork, mai visto. Questo si gioca in due. Ragazzi, faccio fatica a girare questo video. C'ho un'emozione grandissima, mi sono anche, ovviamente ho fatto la tessera, l'entrata si paga 8 euro, e poi una volta che avete fatto la tessera praticamente con 5 euro potete girare e giocare tutti i giochi. Questi tra poco li accendono i flipper, ci abbiamo la zona cabinati, la giriamo velocemente, questi sono spenti per adesso. Icari. E ragazzi, l'emozione è fortissima, iniziamo da qua, dai Siga. Ci sono ovviamente le descrizioni con gli anni di costruzione e di uscita. Partiamo da qua. Allora, il Siga Saturn, addirittura ne hanno fatto un modello bianco. Il Dreamcast lo conosciamo tutti quanti. Il Nomad, ovviamente le cartucce. Ci abbiamo il Mega Jet, Sega Saturn grigio. Questo lo conosciamo tutti, soprattutto Mr. Mega Drive. Questo è il modello aperto. Abbiamo il Sega SG-1002 e il Master System, penso che lo conosciamo tutti. Questo qui non l'avevo mai visto. È tanta roba, ragazzi. Passate all'elettroludica. Se vi trovate in zona ad Avezzano troverete veramente un ambiente familiare e passerete un pomeriggio spensierato. Questo qui non l'ho mai visto, il duo. Ci abbiamo il Pitch Engine Shuttle che non ho mai visto, quest'altro non so che cos'è. Alcuni modelli li hanno aperti per fare vedere come sono fatti all'interno.
Questo non l'avevo mai visto, quest'altro nemmeno, il TurboGrafx dovrebbe essere. E poi abbiamo ovviamente i flipper elettromeccanici, che in questo momento sono spenti, li accenderanno a breve. Ragazzi, c'è di tutto e di più. Per l'appassionato old school c'è veramente di tutto e di più. Poi qua dagli Stati Uniti abbiamo il Video Brian, che non ho mai visto. L'Action Max. Abbiamo il Sabba Video Play. I Laserdisc. E ovviamente non poteva mancare l'Odyssey. Ragazzi, allora qua è grandissimo. Passiamo subito nell'altra sala, dove andiamo a vedere praticamente i flipper e alcuni cabinati accesi. Facciamo un attimo un salto veloce in sala giochi. C'era un'altra vetrina, qua è grandissimo, c'è una vetrina che non vi ho mostrato. Allora passiamo un po', no, questa qua l'abbiamo vista, questa anche. Il Pong ovviamente. Stiamo facendo una panoramica molto veloce. Credo che in mezz'ora di video non riuscirò a fare la giusta pubblicità all'elettroludica, che merita veramente tanto una visita. Poi ovviamente abbiamo la sala dei flipper. Ragazzi, tutto ciò è elettroludica di Avezzano. Sto facendo questo video rustico e genuino. Eccolo qua il nostro Nintendo 64 in azione. Ovviamente ragazzi, qui all'elettroludico, una volta che avete pagato l'ingresso, potete giocare tutti i giochi che volete. Hanno piazzato praticamente sulla maggior parte dei cabinati un pulsante dove praticamente, anziché infilare la monetina come si faceva una volta, il credit per giocare. E questo qui lo conosciamo tutti. E andiamo avanti. Giovanni si è emozionato. Eccolo qua il cabinato DR-Type. Io ho già fatto una partita, non ho capito se è la versione giapponese oppure no. Proverò a fare un'altra partita dopo. Facciamo un giro veloce di quest'altra sala. Allora, alcuni cabinati sono accesi ed altri no.
Allora, qui ci siamo, i flipper li hanno accesi tutti. Abbiamo il gauntlet, penso che lo conosciamo tutti quanti. Giovanni ovviamente ha già fatto qualche partitella. E c'è anche il sito internet www.elettroludica.it. Almeno vi andate a visitare il sito, perché sto facendo questo video e mi sento emozionato come un bambino di 10 anni. Abbiamo il mini cabinato di Wonder Boy. Ovviamente Giovanni si è fatto la partitella. Questo qua l'abbiamo già visto, ce l'ha introdotto la Didi Snella nella videosfida, il Car Action, vi ricordate? Negli score ci dovrebbe essere anche il punteggio della Didi Snella, che è venuta con me. Andiamo a vedere. Tit, eccolo là. Anche la Didi Snella ha fatto la sua partita, 57.820 punti. Abbiamo il cabinato di Gunsmoke, altro pezzo di storia. Arcade difficilissimo, il mitico Double Dragon, l'Evergreen. E continuo a fare un giro veloce degli arcade. Si è tesserato anche Giovanni. Chissà quando potrò ritornare. Ed ecco i flipper. Altri cabinati, qui già ho fatto una partitella, il mitico Arkanoid, questo gioco qua non lo ricordo, quest'altro nemmeno. Abbiamo il mini cabinato di Rastan, ho fatto una partita anche qui ovviamente. Allora guardate ragazzi, se passate all'elettroludica, una volta pagata l'entrata, premete il bottone del cabinato praticamente e iniziate a fare la partita, senza inserire gettoni. Eccolo qua. Ovviamente ho fatto una partita che faceva pietà, ma non fa niente, questo lo riprendiamo dopo. Ci abbiamo ovviamente i cabinati con i giochi d'auto, allora ragazzi, questo è il peggior video che giro, perché l'emozione è veramente tanta, è veramente tanta l'emozione. Ci abbiamo alcuni cabinati di giochi di simulazione di aerei, questo è un altro arcade che non ho mai giocato. C'è il maxi cabinato di Star Wars, che ha qualche problema secondo me in riparazione, qualche ragazzo giocandoci intensamente magari l'ha guastato, ma come voi sapete ragazzi, l'elettronica si mette sempre a posto. Guardate che bello il cabinato di Afterburner. Qui abbiamo un altro gioco di simulazione, F355 Challenge Ferrari, non l'ho mai giocato, addirittura porta tre schermi dentro, guardate che bello. Il cabinato di Star Wars Trilogy. Allora io se in questo momento i gestori e i padroni di Elettroludica stanno guardando questo video, mi devono scusare, perché io sono arrivato qui emozionatissimo e quindi l'emozione a volte gioca brutti scherzi. Io spero soltanto di aver fatto un buon omaggio ai gestori dell'Elettroludica. E allora ragazzi, se passate per Arezzano, passate assolutamente e fate una visita all'elettroludica. Allora vediamo se possiamo, ci abbiamo il cabinato di Xevious,
Ovviamente, ragazzi, una volta pagata l'entrata, non dovete infilare i gettoni nei cabinati. C'è un bottoncino praticamente. Eccolo qua. Per esempio, se volete fare una partita a Xevious, venite vicino al cabinato, premete il bottoncino e poi selezionate il numero di giocatori e potete giocare tutti quanti i cabinati che volete voi. Eccolo qua, Xevious. Io ovviamente sto riprendendo, non lo gioco. Ci abbiamo il cabinato di Galaga, la stessa cosa. Eccolo qua, si mette a fuoco questo telefono. Arrivate qui, premete per esempio il bottoncino rosso e potete fare tutte le partite che volete. Un giocatore e iniziate la partita a Galaga. Il mitico Galaga. Ragazzi, Galaga lo conoscono tutti. Ci abbiamo il cabinato di Braccio di Ferro, Popeye. Qui ci siamo stati nella sala flipper, dove ci sono i Nintendo e alcune persone a giocare, che per motivi di privacy ho ripreso molto velocemente. Qui ci abbiamo l'arcade di Jackal, non so se ve lo ricordate questo gioco, io ho fatto anche una partita prima, molto carino. Oh, entriamo in un'altra saletta dove ci abbiamo praticamente il Philips in funzione. Questo qua non l'ho ancora provato, ragazzi, passerà velocemente la giornata oggi. Ovviamente non poteva mancare il Commodore 64 col suo monitor 1084S. Credo proprio che questa giornata volerà velocemente, ragazzi, però 150 km ne sono valsi la pena. Allora, ecco il 128, che praticamente due computer, si trasforma anche in Commodore 64 e ha la modalità CPM, acquistando un disk drive e sistema operativo. Qui abbiamo l'Amiga 2000, altro pezzo interessante, collegato direttamente sul suo CRT, e non poteva essere altrimenti. E il joystick, quelli che utilizzavamo una volta praticamente sui Pikmin, il Quick Shot. Abbiamo un altro biscottone col suo joystick, un doppio pulsante e un gioco in funzione. E c'è il Pikmin, eccolo qua. Vediamo se possiamo fare un giro veloce anche nell'altra sala. Credo che questa giornata finirà subito. Allora, di qui ci siamo andati, di qua anche. Perfetto, allora, dove eravamo rimasti? Qui ci abbiamo praticamente lo Space Invaders. Dovrebbero conoscere tutti quanti, quelli che una volta giocavamo da bambini, a 10 anni, 15 anni. Ovviamente Giovanni ha fatto una partitella anche qui. E il Missile Command. Come non citare Centipede, il Millipede e il Missile Command. Qui sono praticamente tre giochi su una scheda. Abbiamo la Trackball. E poi ci abbiamo, eccolo qua. Questo qua credo che l'avremo giocato in molti. Il Tempest. Questo qua potrete emularlo anche sul MAME. Facciamo un altro giretto veloce. E non poteva mancare il classico Pac-Man. Sala giochi. Qui mi sembra che organizzano anche dei tornei dove si può giocare, partecipare e fare dei punteggi, tipo videosfida.
domenica, va. Ragazzi, non parlo più, vi lascio con i suoni della sala giochi, che sono molto molto meglio della mia voce. Intramontabile Space Invaders. Credo che dopo farò una partitella. E abbiamo il Frog. Ragazzi, vi ricordate, ci abbiamo fatto anche una videosfida, ma in versione Commodore 64. Elevator Action. E l'intramontabile Pingo, ma non mi metto a fuoco il telefono, che peccato. Come non citare il classico Tetris. E il fantastico Burger Time. Excited Bike. Super Hang-On. Outrunners. Indy 500. Buggy Boy. Il Turbo Outrun. E l'intramontabile Outrun.
i fantastici flipper. Quindi ragazzi, allora Giovanni rinnova l'invito, se vi trovate a passare per Avezzano, venite a fare una visita all'elettroludica e non ve ne pentirete, e si respira veramente un'atmosfera di casa qui, come i vecchi tempi, le sale giochi. Questo non l'ho mai giocato. C'è il Panic Park, è il Terra Cresta che non ho mai giocato. C'è il Tekken 3. Questo non lo ricordo, non ricordo di averlo mai giocato questo. Questi li abbiamo visti. Il Crazy Taxi, ne hanno fatte anche versioni giocabili da PC. Continuiamo il giro veloce dell'elettroludica. Il Pengo l'abbiamo visto, questo gioco qua, Capcom Bowling. E ovviamente il mini cabinato di Pac-Man, Mrs. Pac-Man. E Giovanni si è fatta la partitella anche qui. Allora ragazzi, se vi trovate a passare per l'elettroludica, guardate, allora premete il bottoncino sul cabinato, scatta il credit in automatico e senza pagare niente vi fate la partita. Ecco, sto giocando e sto riprendendo, sono una schiappa a questo gioco qua. Mamma, se mangiano i fantasmi. Mangiamoci la ciliegia. Vediamo se riusciamo a finire almeno il primo livello. Ragazzi, i giochi sono tantissimi, io andrei avanti. C'è il Commando, penso che questo lo conoscerete tutti. Poi abbiamo lo Zaxxon. Ragazzi, e tanto tanto altro ancora all'elettroludica di Avezzano. Mousetrap l'abbiamo visto. Il giro non è finito ancora, adesso Giovanni vi porta a vedere qualche altra cosa di molto interessante. Allora, questi cabinati li accenderanno a breve. Abbiamo il Duke Hunt e il Computer Quiz. Ovviamente non poteva mancare la vetrinetta Commodore. Commodore non deve mai mancare nei miei video. Ok, ci abbiamo l'Einstein.
Ragazzi, allora dall'Elettroludica di Avezzano è tutto, emozionatissimo, e vi rinnovo l'invito, se passate per Avezzano venite assolutamente a visitare l'Elettroludica. E questo è quanto, ragazzi, finalmente dopo un anno ce l'ha fatta anche Giovanni, 150 km, ma ne è veramente valsa la pena.